Sono fratello Giuliano della Vertigine. Sono eremita, santo e medico. Ti ho raccolto e ti ho guarito con le erbe. Io conosco le erbe e gli animali. Adesso sei guarito. Lode a Dio. Tu lo sai che il coronero mi ha ammazzato la mia vitella bianca. Lo so. E mio padre? Morto. Tutti morti. Chi è? È Maria. Un'orfana che sta con me. È bella. Ti hanno ferito al costato come nostro Signore Gesù Cristo. Con questo ti passerà ogni dolore. Non soffrirai più. Qui c'è tutta la sua vita dipinta da me. Cosa fa nostro Signore con la frusta in quel quadretto là? Caccia a frustate i mercanti che vendevano la merce in chiesa. Perché era molto forte, vero? Molto forte. Picchiava i cattivi e ai poveri dava tutto. Il pane, i pesci, tanti pesci e anche il vino buono, perché lui faceva un gesto così sopra una brocca d'acqua e subito l'acqua diventava vino. Allora era un mago. Ma no, era un grande santo. E ora guarda. Qui c'è l'arcangelo Gabriele e Michele suo fratello che infilzano il diavolo con la spada. Qui vedi ci sono i 12 apostoli che vanno a liberare Gesù che era stato messo in prigione. E poi Sodoma che brucia, perché nostro Signore le ha dato fuoco insieme a Gomorra e Babilonia. Erano tre puttane, vero? Erano tre grandi città. E questo è Giuda, il traditore, impiccato dai 12 apostoli per castigarlo. Senti, eremita. Tu lo hai visto, nostro Signore? Certo, io sono stato in paradiso 3 volte e 1 volta all'inferno. Ho incontrato San Pietro e il patriarca Noè. All'inferno? No, in paradiso. E nostro Signore in persona mi ha detto, tu sei mio figlio, eremita Giuliano. Vai e annuncia al mondo che la giustizia trionferà. E stranamente, nostro Signore somigliava a te. Per oggi basta. Avrai molto tempo per pensare e per riflettere. Nostro Signore mi ha detto esattamente queste parole. Verrà un uomo che mi somiglia e tu lo manderai a combattere per la giustizia e lo chiamerai il Redentore.